Dopo un viaggio in metropolitana partendo dalla stazione di Piazza Dante, è stato inaugurato questa mattina dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dall'assessore alla mobilità Anna Donati il nuovo parcheggio di interscambio per l'area nord di Napoli, presso la stazione della metropolitana del Frullone, che consentirà facilmente di raggiungere il centro della città senza usare l'auto. Il parcheggio ha una dotazione complessiva di 613 posti auto, 11 posti moto e 32 posti bici e si caratterizza per l'utilizzo di energie rinnovabili. Al di sopra delle rampe è stato installato infatti un impianto fotovoltaico da 20 kW capace di erogare 25.000 kWh all'anno ed in grado di garantire quindi l'autonomia energetica della struttura. I lavori sono costati 4 milioni di euro e sono stati realizzati in 26 mesi, finanziati nell'ambito del programma per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, istituito dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei Trasporti e cofinanziati dal Comune di Napoli. Voglio ricordarlo, un'idea e un progetto della buonissima della precedente amministrazione che noi semplicemente abbiamo negli ultimi mesi curato per poterla offrire rapidamente ai cittadini e ci siamo impegnati al massimo, che offrirà una soluzione per lasciare l'auto a un prezzo accessibile naturalmente e arrivare nel cuore della città. È la filosofia di questa giunta, cioè i parcheggi a ridosso del trasporto pubblico, in modo da consentire alla città di vivere ma nello stesso tempo di ottimizzare i tempi. Ovviamente anche in un momento di difficoltà come questo c'è stata una grande spinta, c'è una grande spinta di questa amministrazione per puntare su parcheggi, trasporto pubblico e entro fine mese un altro gioiellino da inaugurare, l'inizio dei lavori della pista ciclabile.